Se vuoi diventare ricco, c'è una semplice regola che ti renderà finanziariamente indipendente. È la regola numero uno e l'unica che devi sapere, ed è anche l'unico motivo per cui i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri, mentre la classe media sprofonda nei debiti. In questo video ti dirò l'unica cosa necessaria per acquisire ricchezza per il resto della tua vita. Uno dei motivi per cui i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri e la classe media lotta è che la materia denaro viene insegnata a casa e non a scuola. La scuola non insegnerà mai come far girare i soldi a tuo vantaggio. Fa un buon lavoro per creare persone che lavorano per i soldi, e se lavorare per soldi è l'unica conoscenza finanziaria che hanno, la trasmetteranno anche ai loro figli, che resteranno anche loro nella classe media lottando con prestiti e debiti da pagare. Questo non è un video filosofico sulla felicità o su come arricchire la mente, ma è rigorosamente un video finanziario su come far funzionare i soldi. La base proviene da Robert Kiyosaki e i suoi libri bestseller sulle finanze personali Padre ricco, padre povero e I quadranti del cash flow, che vi consiglio di consultare, ma in breve, Robert è cresciuto col proprio padre, che lui stesso definisce padre povero, e il padre di un amico da lui definito padre ricco. Il primo era molto intelligente, avendo dedicato molto tempo alla propria formazione. Aveva conseguito un dottorato di ricerca di 4 anni in meno di 2. Aveva frequentato prestigiose scuole come Stanford e l'Università di Chicago, facendo studi avanzati grazie a borse di studio. Mentre l'altro non aveva nemmeno finito le scuole medie, ma nonostante ciò è diventato uno degli uomini più ricchi delle Hawaii. Così, anche se il padre povero aveva una grande preparazione e un ottimo lavoro ben pagato, fare più soldi non era bastato né a risolvere i suoi problemi né a renderlo ricco. Ciò che ha reso ricco il padre ricco è stata la sua intelligenza finanziaria, cosa ha fatto con il suo QI finanziario e con i soldi che guadagnava. Diceva sempre che c'è una differenza tra l'essere poveri e l'essere in bancarotta. La bancarotta è temporanea, la povertà eterna. Il padre ricco si è formato fin da piccolo sul tema del denaro per conoscere investimenti, attività e passività. Il padre povero non ha passato molto tempo a sviluppare le proprie finanze, ma ha lasciato che fosse il governo ad aiutarlo quando è andato in pensione. Credeva che la casa fosse il suo più grande investimento, mentre l'altro credeva che la casa fosse una passività, e se la casa è una passività e contemporaneamente l'investimento più grande, allora sei fregato. Anche se la casa aumentasse di valore nel tempo, richiederebbe soldi ogni mese per il mantenimento. Questo la rende una passività, mentre un'attività finanziaria mette i soldi in tasca ogni mese. Questo è il motivo per cui i ricchi diventano più ricchi, mentre i poveri combattono e soffrono. Per i poveri il bilancio personale scende. Nel loro bilancio economico, introiti e spese si equivalgono. Non importa quanto guadagnino di stipendio, se aumenta, anche le passività aumentano, lasciando la colonna degli attivi vuota. Una casa più grande, un'auto più veloce, abbonamenti TV e il più recente telefonino è ciò che vogliono quando guadagnano più soldi, allontanandoli dalla corsa al successo con fatture e spese da pagare. Queste sono tutte le cose belle da avere se possono permettersele. Semplicemente prendi più soldi dalle tasche ogni volta che vuoi. Quindi la regola numero uno, l'unica che ti serve, è conoscere la differenza tra un'attività e una passività e comprare attivi. I ricchi acquistano attivi, i poveri e la classe media acquisiscono passività che pensano siano attivi. I ricchi diventano più ricchi perché investono la loro disponibilità nella colonna degli attivi, che nel tempo genererà più reddito finché non coprirà le spese, facendoli così uscire dalla corsa del topo. Gli attivi di conseguenza cresceranno sempre di più, facendo diventare i ricchi ancora più ricchi. Quali sono dunque questi attivi che i ricchi comprano per essere più ricchi? Ecco le prime 4 classi di attività. Settore immobiliare, attività imprenditoriale, mercato azionario, commodities. Un'attività importante è il settore immobiliare, possedere un immobile e affittarlo per avere un reddito passivo. Puoi anche affittare camere separatamente da un piccolo complesso che porterebbe un po' di entrate, mentre un complesso più grande potrebbe generare un costante cash flow. Puoi anche acquistare e vendere quando il mercato sale, ma richiede un grande investimento che molti non possono permettersi. Ci sono però ottime alternative. Puoi acquistare un fondo di investimento immobiliare, cioè investire in un'azienda che utilizza denaro di molti investitori per operare nel redditizio settore immobiliare. Ecco i link ad alcuni siti tra i migliori da consultare, se vuoi saperne di più. Puoi anche andare su siti di crowdfunding come Peer Street, Fundraise, Realty Mogul e altri simili che ti daranno un buon ritorno sull'investimento. Il prossimo è possedere un'azienda.
Non occorre cominciare da zero, è possibile acquistare o diventare soci in una già esistente. Se si vuole possedere una società, occorre un documento che renda l'attività una persona giuridica e non un semplice edificio. Ciò vi permetterà di pagare le tasse dopo aver tolto le spese. Puoi ridurre le tasse drasticamente creando un'azienda online. Non è mai stato più facile di oggi. L'affiliate marketing di YouTube non costa niente ed è fantastico per imparare davvero a creare qualcosa, soddisfare una domanda, usare le parole chiave, fare SEO e profitti, che è la base di qualsiasi business online. Il dropshipping o fulfillment di Amazon è un'altra grande opportunità, richiede un buon investimento, ma ci sono enormi potenziali profitti da realizzare. Ci sono molti video su questo argomento, se vuoi saperne di più guarda i link qui sotto. C'è poi il mercato azionario, molto popolare ed economico. Ci sono molti tipi diversi di attività, ma suggerisco i consigli di Warren Buffett, che indica di possedere un portafoglio con il 90% di un fondo S&P 500 a basso costo e il 10% di titoli di Stato a breve scadenza. Se sei nuovo negli investimenti, quelli in materie prime o commodities sono l'ultima classe di investimento. Contengono risorse limitate che quindi aumentano di valore nel tempo. Ad esempio, metalli come l'oro, l'argento e il rame, pietre rare come diamanti e rubini, ma anche petrolio e gas e alcune cose che i ricchi collezionano come monete rare, vini e arte, perché questi oggetti hanno un'elevata possibilità di aumentare di valore. Se hai gradito il video, ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato e di consultare le risorse in descrizione. Porta te stesso oltre i sogni. A presto!